6 derby tutti uguali. Il Milan perde anche il sesto derby di questo 2023, maledetto per quello che riguarda le sfide stracittadine. Il Milan sta perdendo 4-1 e vediamo se adesso viene avanti. Attenzione, attenzione, meno male, salva il tiro, ancora l'Inter cerca di venire avanti il Milan, che si guadagna forse un calcio di punizione. Dopo 5 minuti Mkhitaryan, poi ha raddoppiato per l'Inter, un grande gol Thuram. Il Milan apre con Leao, ma è un fuoco di paglia, è una illusione, perché poi Mkhitaryan segna dopo una lunga azione dell'Inter il terzo gol, e Çalhanoğlu come carico a bastoni segna il gol del 4-1 su rigore per fallo di Theo Hernández. Sesto gol, quarto, sesto derby, sempre uguale. L'Inter che controlla, segna dopo pochi minuti, controlla la partita, si subisce un po' di attacchi del Milan, c'è stata una bella occasione per Theo Hernández, poi colpisce ancora in contropiede. È un Milan ben distante ovviamente dal Milan che abbiamo visto nelle prime tre partite, Milan che non ha saputo giocare alla sua maniera, l'Inter sembra volare facile, niente, il Milan sta rincorrendo, c'è una gioia in questa partita, che questa partita finisce, niente, è stato veramente un, niente, sentite l'umiliazione. Dicevo che l'unica gioia è che questa partita finisce. Il Milan ha mostrato un buon Theo Hernández nel primo tempo, l'unico, ma anche sul piano dei singoli non c'è stato certo partita. Soprattutto hanno sofferto Ciao e Kjær, la velocità di Tomori. Ciao molto in difficoltà con Thuram. Anche adesso cerca orgogliosamente, però non riusciamo, anche un altro errore, anche sul piano dei singoli tanti errori, adesso prova a venire avanti ancora il Milan, proviamo, vediamo, è entrato anche Jovic, ma si è visto poco, e abbiamo entrato anche Musa del Milan, però ormai la partita, sentite, vediamo che finisca presto questo derby. C'è poco da dire, adesso lo so già, si parlerà di campagna acquisti, si parlerà di Pioli, si parlerà, e come sempre succede, tra tre giorni c'è la partita di Champions League e siamo sicuri di rivedere il Milan che conosciamo, ma anche Leao, altri giocatori. In questo momento stanno rincorrendo una palla che ieri Pioli ha detto: non guardo i derby del passato, voglio concentrarmi su questo derby, però è stato identico agli altri 5, identico agli altri 5, non è possibile, c'è qualcosa che non va. La partita più facile della stagione sembra per l'Inter quella proprio contro il Milan, ed è insopportabile per la caratura e per il gioco. 5 minuti di recupero, 5 minuti di recupero, l'arbitro Sozza è crudele, vediamo se il Milan sotto per 4-1, per fortuna c'è un lancio lungo che il numero 30 Carlos Augusto non riesce a intercettare, ha detto adesso si tratta di tornare a lavorare, dimenticare il derby, ci sono altre partite, il Milan non può
sembra veramente che sia la criptonite per Superman. Il Milan vede nel 2023 l'Inter, sembra la criptonite per Superman. È incredibile, perdono forza, lucidità, anche i giocatori che hanno giocato bene. Adesso vediamo, Musa va sul fondo, vediamo, attenzione, a differenza degli altri derby ha segnato un gol. Meno male, attenzione, ancora, viene avanti il Cinquezze, il pallone dentro, ancora Cinquezze, il tiro murato. Orgogliosamente Milan viene a prendere. Attenzione, pallone dentro, ancora nell'area, fermato ancora dall'Inter, che controlla e appoggia. Là ci sono le bandiere che sventolano. Ora c'è una rimessa laterale a favore del Milan. Quando mai mancano. Chiudiamo questo, c'è poco mi sembra da aggiungere.